libro di cui vi parlo oggi è Memorie di un padre, anno 2008, edizione Filo, opera prima di Sonia Sodano, una scrittrice e giornalista soprattutto per mia carissima amica, che proprio allora ho conosciuto. È una storia di ricerca spirituale prima che fisica, una storia di, se vogliamo, rinascita, di crescita, la storia di un padre e di una figlia, di un amore che nasce in un primo momento, vive una fase di rifiuto da parte di questo padre e che però poi alla fine, dopo un percorso anche tortuoso, anche fatto di molti momenti di sofferenza, arriverà alla sua naturale conclusione che ovviamente non vi spoilerò, come si dice, per permettervi di andare alla scoperta di questo libro, di questo romanzo che era, come dicevo, l'opera prima di una ragazza che allora era una giovanissima studentessa ma già molto promettente e che oggi è una affermata giornalista sportiva, conduttrice di un programma calcistico, che però non ha abbandonato la passione per la scrittura e infatti ha pubblicato poi un altro libro di cui magari prossimamente vi parlerò.